Ci troviamo a Sommatino, presso l'area demaniale della miniera Trabia Tallarita. È un'area demaniale vincolata, sottoposta a vari vincoli, paesaggistico, storico, archeologico, vincolo idrogeologico, proprio perché ci troviamo in un sito minerario che va valorizzato e va tutelato. Purtroppo così non è. Noi guardie WWF siamo venuti a conoscenza tramite diverse segnalazioni di un'operazione di taglio, secondo noi, eccessivo, massivo e non regolare di alberi, di eucaliptus in questo caso, che avevano realizzato quasi un piccolo bosco in quest'area demaniale che era molto interessante dal punto di vista naturalistico. Ebbene, il polo museale di Gela della sovrintendenza di Caltanissetta, che gestisce quest'area, aveva emanato un bando negli scorsi mesi per la pulitura di quest'area, dei percorsi per consentire lo sfruttamento, diciamo, turistico della zona, che era una cosa meritevole assolutamente. Si doveva provvedere a potare alcuni alberi o a togliere quelli morti, secchi, perché si sono verificati degli incendi. Quindi un'azione assolutamente meritevole. Siamo venuti come guardie WWF a fare un sopralluogo e invece ci siamo trovati di fronte a uno spettacolo assolutamente opposto: sbancamenti, sradicamento di alberi, abbattimento di alberi colossali, grandissimi alberi in ottimo stato di vegetazione, che sono stati tagliati rasoterra con il ceppo rasoterra, e tutto il legname che ne è derivato da questi tagli, a nostro parere sconsiderati e massivi, tutto il legname è stato dato alla ditta che si è incaricata di questi lavori come, diciamo, compenso non monetario ma di beni. Abbiamo chiesto di conoscere le autorizzazioni al corpo forestale, che parrebbe avere autorizzato questi lavori, ma al momento non ci è stata data la possibilità di accedere a questi documenti. Ma in ogni caso noi lamentiamo, e le nostre indagini, che porteremo a conoscenza delle autorità competenti, noi riteniamo che i lavori che siano stati fatti non sono assolutamente a regola d'arte, ma invece di tutelare un patrimonio, in realtà è stato danneggiato gravissimamente dal punto di vista paesaggistico e naturalistico quest'area, che invece meritava un'attenzione diversa. Ad esempio, rispetto ai lavori che non sono stati fatti secondo noi a regola d'arte, possiamo vedere qui un albero secco, morto ormai a causa degli incendi degli scorsi anni. Ecco, questo doveva essere stato tagliato giustamente per fare posto alla vegetazione nuova, e invece poco più accanto un albero che era in perfetto stato di conservazione, ed era un albero vivo e vitale. D'altronde noi abbiamo documentazione fotografica che dimostra anche com'era l'area prima di questi tagli. Questo è stato abbattuto. Più avanti un altro albero per terra, secco, morto, che avrebbe dovuto essere stato prelevato, non è stato prelevato, e più vicino ancora degli altri ceppi di alberi perfetti. Si vede che il taglio espone il legno dell'albero ed era in ottimo stato. Invece questi, che evidentemente sono alberi che procurano grande quantità di legname, che può essere venduto come legna da ardere, quindi con un introito, questi sono stati abbattuti, secondo noi in maniera illegittima. Oppure ancora, questo cantiere ormai è concluso da diverse settimane e dovrebbe essere stato lasciato pulito da tutti i residui. Invece vediamo che ci sono cataste ancora di ramaglie e frascame, che si sta seccando ormai con le temperature elevate, e quindi sarà sicuramente un motivo per l'innesco di incendi. E tutto questo non dovrebbe succedere, non dovrebbero esistere questi cumuli abbandonati a cantiere ultimato, a cantiere chiuso, di legname e di frascame, che diventa una miccia potentissima per ulteriori incendi, quindi a rischio degli alberi superstiti. Oltre le centinaia di alberi che sono stati abbattuti, che noi abbiamo censito, e siamo nell'ordine di centinaia di esemplari, adesso in queste condizioni c'è il rischio dello svilupparsi di incendi, che quindi metteranno a repentaglio anche gli alberi superstiti. Proprio in questo preciso sito, in quest'area che è lontana dai percorsi che i turisti avrebbero potuto effettuare, e quindi non vi era alcuna necessità di fare degli interventi così massicci, proprio in quest'area, dicevo, mancano dal nostro sentimento una quarantina di alberi, di ottimi alberi di un'età avanzata, di prima grandezza, come viene detto, per cui, come dire, tonnellate di legname. Su questa storia le guardie WWF hanno già avviato diverse indagini, diversi sopralluoghi,
luoghi, abbiamo fatto diverse verifiche, stiamo raccogliendo la documentazione e poiché, ripeto, a nostro parere non sono state rispettate le stesse prescrizioni delle stesse autorizzazioni, ci rivolgeremo sicuramente all'autorità giudiziaria per indagare su questa che per noi è stato, possiamo definire, un massacro inutile di alberi in una zona come quella della provincia nissena, dove veramente anche un solo albero, rinunciare a un solo albero è un sacrificio che non possiamo permetterci. Questo è una delle cose molto strane che abbiamo scoperto, cioè dei ceppi, guarda caso anche in questa situazione molto grandi, quindi di alberi veramente grandi, dei ceppi che sono stati misteriosamente nascosti e occultati e coperti con della terra di riporto, quasi a mascherare il taglio. Ed è una cosa inconcepibile, se non si debba per forza pensare male, e soprattutto è una cosa che danneggia l'albero, danneggia il ceppo, in quanto in questo modo rischia di marcire. Se viene coperto dalla terra, poi con le piogge marcisce e quindi non c'è nessuna possibilità per l'albero di riemettere dei polloni e quindi di ricrescere teoricamente nelle condizioni ideali e quindi di far rivivere quest'albero. In questo modo, oltre a misteriosamente occultare questo taglio, non si capisce per quale motivo, visto che doveva essere un'attività autorizzata, dicevo, in questo caso inoltre viene danneggiata la pianta e si rischia di perderla definitivamente. In questo cantiere, che formalmente dovrebbe essere già chiuso, pulito e tutto lasciato in ordine, invece vediamo dei rifiuti solidi, bottiglie e altro, e anche dei rifiuti speciali come questo contenitore di liquido lubrificante per motoseghe ed elettroseghe. È stato abbandonato qui, contiene ancora tracce di questo liquido, quindi è un rifiuto speciale che andava smaltito a conclusione del cantiere. Ripetiamo, il cantiere ufficialmente per il committente, per il polo museale, è chiuso, è stato dichiarato che è tutto pulito e tutto a posto.